Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo qui per una nuova puntata di Doppio Binario, ma è una puntata speciale perché è la seconda tappa di quello che è un percorso che Le Fonti e American Express hanno avviato da inizio anno per andare a capire, approfondire quelli che sono i sistemi, insomma, di pagamento e come viene gestita la liquidità dai professionisti all'interno degli studi legali. Lo ricordiamo infatti, questo periodo di crisi, di pandemia, non ha fatto altro che accelerare quelli che erano i processi di cambiamento anche per gli studi legali e mi riferisco in particolare a quello che riguarda l'aspetto della digitalizzazione di cui, come sappiamo, non si può più fare a meno. Questa tavola rotonda quindi ha l'obiettivo di andare a capire effettivamente quelle che sono le politiche finanziaria degli studi legali e sono presenti oggi qui con noi diverse tipologie di insegne. Andiamo dallo studio, diciamo, più specializzato, quindi magari con dimensioni più ridotte, allo studio cosiddetto multi-practice, quindi più strutturato, fino allo studio con carattere internazionale. Ma vado subito a presentare i nostri ospiti di oggi, che sono Davide Grassani, Director Global Commercial Services American Express Italia, qui con noi. Benvenuto. Buongiorno a tutti. L'avvocato Marco Rizzo, partner di GT & Partners. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto anche a lei. L'avvocato Francesca Morra, partner di Herbert Smith Freehills, in Buongiorno a collegamento. tutti. Benvenuta, Buongiorno. avvocato. L'avvocato Gianluca Albè, co-managing partner di Albè e Associati. Buongiorno a tutti. Benvenuto avvocato e l'avvocato Giovanni Simone, founding partner di SLS e Associati. Benvenuto avvocato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Ecco, in generale benvenuti a tutti e grazie per essere qui con noi. Io do la parola subito a lei, dottor Grassani, se vuole inquadrare meglio, insomma, il discorso che io ho semplicemente accennato e che riguarda appunto come stanno cambiando, insomma, le politiche finanziarie anche per i professionisti. Prego. Sì, grazie. Come tutti sappiamo, oggi è fondamentale definire l'obiettivo economico, quindi il rapporto costi-ricavi di qualsiasi società e anche per l'ottimizzazione di uno studio professionale. È altrettanto importante l'aspetto finanziario, quindi quando pago e quando incasso. È evidente che anche una commessa importante, e chi lavora con la pubblica amministrazione da questo punto di vista ne è fortemente consapevole, può diventare un problema se non prontamente e correttamente gestiti i flussi di cassa. L'obiettivo nostro è essenzialmente oggi appunto prendere qualche spunto in questa discussione per capire come poter, con un contesto complesso, tenere sempre presente questi elementi. Aggiungo solo un'ultima cosa, un esempio macroscopico per capirci dove come vogliamo e oggi che tipo di situazione dobbiamo affrontare, ci potrebbe essere la possibilità, immaginando di firmare un importante contratto il 1º gennaio che ci consente di coprire tutti i costi, sia fissi che variabili, dello studio, però di avere il committente che ci promette il pagamento al 31 dicembre. Quindi dal punto di vista economico siamo assolutamente a posto, ma abbiamo ovviamente evidentemente un problema. Ed è questo uno dei temi che oggi volevamo discutere con i nostri ospiti. Bene, allora io do subito la parola all'avvocato Rizzo, parto da lei, è in presenza con la speranza appunto poi di riuscire a realizzare una tavola con tutti gli ospiti in presenza, chiaramente per quanto riguarda tutto l'aspetto della pandemia che stiamo vivendo. E le chiedo, avvocato, appunto adesso è inutile presentare lo studio GT & Partners che tutti conoscono, è uno studio multi-practice, e quanto è importante per il vostro studio la gestione della liquidità. La liquidità è importante gestirla sempre. Non credo che esista un settore di produzione beni e servizi in cui in questo momento storico, intendo, diciamo, nel ciclo produttivo nell'ultimo ciclo produttivo che si è aperto negli ultimi 50 anni, che non debba fare conto con i flussi di cassa. In particolare noi che cerchiamo di produrre servizi di alto livello o, come dire, quello che ci
sentiamo di produrre di servizi di alto livello necessita di flussi di cassi costanti, di spese che sono tendenzialmente fisse, e mi riferisco alle utenze, alle locazioni, allo stipendio di tutti i collaboratori che abbiamo, e poi ci sono anche spese che sono necessarie, che sono tendenzialmente le spese di giustizia quando si va, diciamo, a discutere davanti alle corti. Gli ingressi, mentre i ricavi, non sono sempre, il timing dei ricavi non è sempre, come dire, preordinato, non può essere sempre stabilito a priori, come invece è stabilita a priori in modo fisso la spesa. In particolare in tutto il comparto M&A, poi ci sono settori all'interno dello svolgimento dei servizi legali che soffrono di più e settori che soffrono di meno questa discrasia tra incasso e spesa. Tipicamente il settore dell'M&A è un settore che soffre in particolare questa discrasia. Quindi lo strumento che ti permette di tenere sotto controllo i flussi di cassa, non fosse altro ex post, anche come controllo e monitoraggio, è molto importante. E quindi diventa un aspetto fondamentale. È chiaro che la pandemia ha aggravato tutto questo, è anche vero che la pandemia ha agevolato gli studi legali a tagliare costi, perché è vero che durante la pandemia, per esempio, si è viaggiato meno, si è fatto meno new business, si è fatto meno marketing. Il tema è che a tutte queste voci meno non corrispondono voci più nei ricavi, anzi corrispondono altrettanto voci negative nei ricavi. Quindi in realtà, come dire, si salva il flusso di cassa nell'ultimo anno, ma si perde anche un flusso di ricavi. Questo ci fa capire che in realtà la cassa, la gestione della cassa, la gestione del cash flow è una costante che è necessaria, l'uscita è necessaria perché ti aiuta anche ad aumentare i ricavi. Certo, sicuramente. Avvocato Mora, io passo la parola a lei e le chiedo appunto se può raccontare appunto l'esperienza del vostro studio. Lo ricordiamo, insomma, la matrice australiana e appunto c'è anche la sede in Italia. Le chiedo appunto come gestite voi i flussi di cassa. Prego. Australiana e inglese. Infatti devo dire che diciamo Herbert Smith Freehills è il risultato di una fusione tra uno studio che nasceva come studio inglese ma aveva già molte sedi nel mondo e Freehills che appunto nasce come studio australiano. Ovviamente, come è stato già detto, l'aspetto dei flussi finanziari è fondamentale per tutti gli studi legali, ma potrete immaginare che in uno studio internazionale con 26 uffici nel mondo e che devono interfacciarsi anche con come dire, approcci diversi e mercati diversi. Io faccio solo un esempio: le tempistiche di pagamento dei clienti italiani, magari società pubbliche o quant'altro, è completamente diverso da quello a cui magari i nostri colleghi inglesi o americani o australiani sono abituati. Quindi è chiaro che in uno studio internazionale come il nostro delle procedure talvolta anche rigide sono essenziali sui termini di pagamento, sui termini di spesa, quindi sia, diciamo, per quanto riguarda i costi che per quanto riguarda i ricavi, per raggiungere determinati obiettivi, determinate performance. Solo per darvi un'idea dell'attenzione che insomma, lo studio ha su queste tematiche, pensate che insomma, noi ogni ufficio ogni settimana deve inviare a un team che si occupa ovviamente soltanto di questo a livello poi centralizzato, i flussi di cassa attesi, quindi sia costi che ricavi per un orizzonte temporale di 3 mesi, proprio per avere sempre tutto sotto controllo ed aggiornato su base settimanale. Così come ecco, qualsiasi deviazione a quelle che sono state considerate, come dire, gli standard e di pagamento verso i nostri
fornitori e di incasso, quindi da parte dei nostri clienti, insomma, deve seguire determinate procedure proprio ecco, per avere insomma, delle approvazioni particolari. E gli stessi tempi di, come dire, di emissione delle fatture e di incasso viene preso in considerazione proprio come KPI delle performance dei singoli professionisti. Quindi la struttura è abbastanza complessa, ma evidentemente per gestire insomma 26 uffici nel mondo è inevitabile. Certo, avvocato Albè, chiedo adesso a lei, chiaramente la struttura del vostro studio è un po' più semplice rispetto appunto allo studio Herbert Smith Frills, ovviamente, il vostro è uno studio, come tutti sanno, specializzato in particolare in ambito labore, e le chiedo appunto quali sono insomma le vostre politiche per ottimizzare i flussi di cassa. Prego. Sì, grazie. Noi siamo uno studio considerato medio tra gli italiani, cosiddetti full service. Come ha detto lei, giustamente abbiamo il nostro core, il diritto del lavoro, ma ci occupiamo di tutto. Siamo dislocati su 4 sedi in Italia, ma la nostra sede centrale, il nostro headquarter è Buster Sizio, che è una cittadina vicina a Malpensa, ricca di tante PMI. E forse questa impostazione, passatemi il termine più provinciale, ci ha portato molto a pianificare, a fare tante previsioni, anche a rivedere le previsioni durante l'anno. Soprattutto, vabbè, ovviamente le previsioni di entrata e di uscita, ma soprattutto quelle che possono essere le previsioni di uscita. Perché nonostante la pandemia, come hanno detto i colleghi, che alcuni costi sono stati rivisti, alcuni costi noi comunque li abbiamo mantenuti con piacere, che sono tutti quelli che riguardano il marketing, la comunicazione, gli eventi, per tutto quello che ruota attorno alla cultura, perché è un altro degli altri punti focali su cui ci basiamo. Come dicevo, noi iniziamo da ottobre-novembre dell'anno precedente a fare una pianificazione, partendo dai costi dell'anno che ci sono stati e da quelli che sono i possibili ricavi, considerando anche i trend del mercato. E ogni più o meno 3 mesi ci rivediamo tra soci e cerchiamo di vedere dove stiamo andando per capire se quello che abbiamo previsto è reale o se c'è bisogno di correttivi. Quindi è una pianificazione e previsione è un monitoraggio continuo, lo impostiamo in questo modo. Certo, no, poi è molto interessante insomma il riferimento alla spesa per quello che riguarda la cultura, speriamo che siano spese che vengano affrontate soprattutto in questo momento anche da altre realtà. Avvocato Simone, chiedo a lei a questo punto, il suo studio appunto è specializzato nell'ambito del diritto bancario e come appunto ottimizzate i vostri flussi di cassa. Prego. Allora, le devo dire che è un'esigenza quella di andare a guardare i flussi finanziari cresciuta enormemente nel 2020. La pandemia sicuramente ha alterato un po' gli equilibri. Allora, lo spaccato del mio studio è un po' particolare, perché noi abbiamo lavorato da sempre, siamo sempre stati abituati ad interloquire con gli istituti bancari. E quindi la prima attenzione quando ragionavamo sui flussi finanziari era la trattativa nella convenzione con il cliente, che ci consentiva di riuscire a far fronte a quelle che potevano essere le esigenze finanziarie dello studio in maniera, come dire, tarandola su quelle che poi potevano essere gli aspetti economici della convenzione. Noi abbiamo avuto 2 cambiamenti nel 2020. Il mio spettro di osservazione è sempre lo spettro di uno studio boutique di medie dimensioni. Siamo passati da lavorare con gli istituti di credito a tutti i player che invece sono entrati sul mercato con investitori stranieri, perché noi oggi abbiamo come interlocutori player che hanno fatto shopping di NPL e di UTP, e oggi l'argomento è ormai su tutte le pagine dei giornali
di continuo, ovviamente gli investitori stranieri ragionano in maniera differente, quindi tu non puoi più ragionare semplicemente tarando le tue necessità finanziarie sulla convenzione, ma hai esigenze crescenti e ovviamente i pagamenti si sono anche dilatati nel tempo, perché le performance che noi diamo al cliente vanno a caduta sull'investitore, quindi molto spesso il flusso finanziario ha un effetto domino, quindi se noi siamo bravi in cassa il nostro cliente, quindi l'investitore li mette in condizione, quindi noi siamo la catena terminale di questo. Allora l'attenzione è sempre stata maggiore, quindi ovviamente da un punto di vista bancario come gestivamo? Gestivamo con i classici strumenti bancari, quindi nel momento in cui avevi necessità o di anticipare un contratto che prevedeva tempi di pagamento un po' più lunghi, come diceva anche il dottor Grassani, capita anche a noi nel mondo bancario di sottoscrivere un contratto e quindi di prevedere un incasso nel corso dell'anno, utilizzavi i classici strumenti bancari, che però oggi probabilmente non sono più sufficienti, anche perché nel momento in cui le dimensioni di studio ti crescono, le esigenze finanziarie aumentano e quindi che ben vengano delle soluzioni alternative. Quindi siamo molto attenti sicuramente a tutte queste novità digitali che ci consentono di avere maggiori risorse e quindi di investire, perché anche noi dobbiamo dare qualità, dobbiamo dare servizi e quindi è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione. Siamo molto attenti ai cambiamenti e quindi che ben vengano delle novità anche da parte del mondo delle carte di credito, che sicuramente potranno aiutare a fare da leva per consentirci di far fronte in maniera ottimale a quelle che sono le esigenze finanziarie. La pandemia ha dilatato i pagamenti, quindi noi abbiamo anche dei clienti che hanno dei tempi un po' più lunghi, quindi le esigenze sono cresciute. Le devo dire, prima del 2020 il mio studio fatto di 20 professionisti non aveva grandissime necessità di pianificazione dei flussi finanziari, oggi sì, l'esigenza è assolutamente più sentita per la crescita del volume d'affari, ma anche e soprattutto per le modalità di gestione del cliente, quindi di pagamento, che sono mutate nel tempo. Il 2020 è un punto di snodo sicuramente, ha cambiato tante cose. Eh sì, insomma, se guardiamo a un anno e qualcosa fa, insomma, era un altro mondo, però appunto sono stati in certi casi proprio accelerati dei processi, come dicevo in apertura, che erano già in atto. Lei, avvocato, mi ha anticipato, perché adesso andremo a parlare proprio di quello che sono le soluzioni di pagamento a credito, quali appunto ad esempio le carte. E dottor Grassani, io cedo la parola a lei, le chiedo se vuol fare anche un po' il punto di quello che è stato detto nella prima parte, se vuole introdurre anche quello che andremo ad affrontare in questa seconda parte. Prego. Sì, abbiamo sentito che le sfide che oggi affrontano gli studi legali, ma come tante altre imprese, sono differenti da quelle di un anno fa. Sicuramente la necessità di bilanciare appunto costi e ricavi, tenendo in considerazione appunto le azioni di pagamenti più lunghe rispetto al passato, piuttosto che altre situazioni, ma dall'altro accelerazione di alcuni processi, come dicevamo prima, digitalizzazione, necessità di pagare in remoto e acquistare diciamo strumenti utili per la professione attraverso delle modalità differenti rispetto al passato. Diciamo che oggi abbiamo notato che già nel 2020, come conseguenza a un processo che era già avviato nell'anno precedente, c'è stato un incremento incredibile, quasi del 40%, per tutte le PMI dell'utilizzo di strumenti di pagamento digitale per poter gestire la loro operatività. Dicendo questa cosa, dico anche una cosa abbastanza scontata, considerando che oggi siamo costretti un po' ad operare in modalità remota, però ha dato un'accelerazione che ha modernizzato e ha costretto a modernizzare tantissimi interlocutori della filiera, diciamo così. E quindi penso che la parte, diciamo, dei sistemi di pagamento più innovativa, che sta avendo uno slancio un po' più elevato, è proprio quello delle carte di credito, in senso lato, tenendo in considerazione che sono strumenti che possono essere sia fisici che digitali e possono supportare, diciamo, la gestione quotidiana delle spese, sia d'affari che diciamo più per i pagamenti proprio dei propri fornitori. Avvocato Rizzo, voi come le utilizzate, le carte? Chiaramente diceva prima che le spese per le trasferte ormai purtroppo, insomma, si spera che nel breve tornano a ripartire assolutamente, però appunto
Che tipo di strumenti utilizzate e qual è anche la vostra opinione in merito? Beh, noi nella trasformazione, nell'accelerazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento abbiamo visto soltanto benefici. In realtà non nell'ultimo anno, che ha dato un boost sicuramente, ma negli ultimi, diciamo nell'ultima decade, gli ultimi 5 anni in particolare. Quando hai quasi 100 professionisti che vanno in giro per l'Italia a fornire assistenza ai clienti o comunque a cercare di fare business e nuove soluzioni, in realtà i professionisti hanno dei costi. Si possono gestire i costi in due modi: o c'è l'anticipo cassa, il cash la mattina prima di uscire, o c'è il piedilista la sera quando si torna. Cioè, così funzionava quando 21 anni fa, 22 anni fa, ho iniziato io, una follia oggi ovviamente. Adesso c'è lo strumento di pagamento, ai collaboratori, ai partner dello studio si dà una carta corporate e si fa tutto in autonomia, non c'è più l'esborso di cassa, non c'è più l'anticipo del singolo professionista che poi viene ristornato nei costi generali di studio, ma è lo studio che va direttamente. Secondo beneficio importante, e quindi un beneficio di semplificazione, perché gestire il piedilista di 100 professionisti diventa un'impresa immonda, anche di 10 secondo me professionisti, ecco. Il secondo beneficio enorme è che sui mezzi di pagamento, sulle carte di credito in generale, noi abbiamo ribaltato tutte le commodities, quelle possibili, quindi tutte le utenze telefoniche, tutto il flusso dati, tutti i bolli, tutte le spese di giustizia e tutte, ho detto, le spese di rappresentanza, di marketing, di budget, ok? Tutto questo ha permesso due cose, intanto, di organizzare meglio le spese di studio e tenere sotto controllo il cash flow dello studio in generale, e in particolare ha permesso anche di ottimizzare la spesa con l'effetto leva, perché poi per quanto piccolo, per quanto, come dire, che scompare forse all'interno di un fatturato di studio molto importante, in realtà il cash flow, se beneficia di un mese di effetto leva, insomma, mese per mese, vi assicuro che a fine anno l'effetto si vede, ecco. E questo è indiscutibilmente il secondo beneficio. Anche perché nelle commodities io intendo piattaforme dedicate per l'erogazione di biglietti, di hotellerie, compagnie aeree, Trenitalia, Italo, tutto quello che tendenzialmente noi professionisti facciamo quasi quotidianamente. Terzo beneficio che noi osserviamo ed è molto importante è la reportistica. Il cash flow e le spese, lo accennavo prima in generale, vanno controllate, non controllate ex ante che è un po' complicato, ma certamente controllate ex post per pianificare, come diceva il collega prima, anche i budget dell'anno successivo. Gli strumenti di pagamento ti forniscono un bilancino mensile, che è l'estratto conto. Già dall'estratto conto puoi cominciare ad allocare le spese per cliente, per pratica, per funzione, per settore, e questa è una gran comodità, perché velocizza chiaramente l'imputazione del costo e anche l'imputazione della verifica. Questi tre, secondo me, sono i benefici diretti che si hanno già dal giorno 1, in realtà, cioè dall'estratto conto 1, quindi dal 31esimo giorno. Certo, assolutamente. Avvocato Morra, le faccio la stessa domanda: che tipo di soluzioni adottate e anche quali sono i vostri benefici attesi e che avete già invece? Allora, devo dire che da questo punto di vista noi scontiamo un po' il fatto di essere parte di una grande organizzazione, come spiegavo prima, per cui le nostre prenotazioni di viaggi, alberghi, trasporti e quant'altro vengono gestite a livello centralizzato. Questa scelta è stata presa anche per avere in certi casi più potere di negoziazione, perché è chiaro che quando si presenta uno studio di queste dimensioni con uffici in tutto il mondo, anche i termini di pagamento e quant'altro possono essere negoziati magari un pochino più con un po' più di vantaggi rispetto a quello che farebbe ogni singola sede. Questo ovviamente ha delle sue complicazioni, è evidente.
E devo dire che proprio grazie al fatto che comunque i singoli professionisti hanno delle carte di credito o personali o corporate, diciamo, quindi dello studio, facilita moltissimo quelle situazioni in cui, diciamo, pre-pandemia ci trovavamo, ad esempio, a dover, non so, prenotare un viaggio dalla sera alla mattina. Il team di gestione delle prenotazioni alle 2 di notte non risponde, in realtà fanno anche i turni, devo dire, però magari veniva più semplice ai professionisti di utilizzare appunto le carte di credito, bypassando un po' quella che è la procedura standard, però insomma era appunto è a volte l'unico modo per diciamo accelerare il processo. E però chiaramente grazie appunto al funzionamento delle carte di credito non anticipare, diciamo, il costo, perché quando al professionista viene rimborsata la spesa, in realtà non è neanche arrivato ancora l'addebito sul conto personale, se si usa la carta personale. E per qualsiasi altra spesa, quello che infatti lo studio, diciamo, suggerisce è appunto, soprattutto i soci che chiaramente le carte di credito ce le hanno, e di effettuare tutte le spese tramite carta per, come dire, una più facile gestione, anche un monitoraggio delle spese che vengono fatte e quant'altro. Quindi, nonostante, devo dire che il metodo di pagamento di default è quello centralizzato, e quindi pagamento, vabbè, con bonifici o comunque altri strumenti più classici, per tutto quello che non si riesce a fare tramite la gestione centralizzata, devo dire che le carte di credito hanno aiutato moltissimo e continuano, insomma, a darci una bella mano. Certo, anche considerando che proprio anche i rapporti, no, con il tribunale si sono gioco forza digitalizzati, e parlo chiaramente delle spese di giustizia. Sì. Avvocato Albè, per voi invece come funziona? Sì, mi aggancio a quello che stava dicendo lei, nel senso che la pandemia da questo lato ha razionalizzato l'utilizzo delle carte di credito. Faccio l'esempio su di noi: prima della pandemia tutti i soci e tutti i council, più il marketing e l'ufficio di prenotazione, erano dotati di una carta di credito corporate. Ci si è accorti che erano troppe perché alcune non venivano proprio, rimanevano inutilizzate. Quindi l'anno scorso abbiamo attuato una politica di ridefinizione dell'utilizzo delle carte di credito, per iniziare a utilizzarle in un modo più consapevole. Certo, come stavamo dicendo prima, anche le spese di giustizia che adesso devono essere pagate in questo modo, la carta di credito diventa vitale, il tracciamento è importante assolutamente. Quindi abbiamo attuato una politica di ridefinizione dell'utilizzo di questo strumento di pagamento, iniziando a ottimizzarlo molto di più anche per quello che riguarda tutti i nostri fornitori. Nel senso che abbiamo chiesto ai fornitori, che la stragrande maggioranza sono abituati a bonifico, a riba, a questo metodo di pagamento, di switcharlo, di passarlo a carta di credito, per dare anche la possibilità a noi, e ritorno alla parola di prima, di pianificare e di avere anche più certezza quando arriva l'estratto conto di quanto è stato speso, quando viene addebitato e se c'è la copertura di quello che è stato speso. Certo, molto interessante. Anche per voi, Avvocato Simone, insomma, avete dovuto con questa pandemia rivisitare, ottimizzare gli strumenti di pagamento. Sicuramente. Allora, mi collego a quello che hanno detto i colleghi prima di me. È evidente che anche noi abbiamo cercato di ribaltare, di accentrare tutto all'interno delle carte di credito, quindi non c'è dubbio che l'utilizzo è aumentato, però do
un elemento in più di riflessione. Quando si parla di processo civile telematico, in realtà non è questione ormai di farlo o non farlo, tu sei obbligato, cioè lavorare nel processo civile telematico oggi vuol dire essere obbligati, cioè dal contributo unificato alla spesa di giustizia, alla spesa di fissazione dell'asta, ormai tutto gira sulle carte di credito. Fino all'altro ieri noi prima utilizzavamo il classico acquisto nella tabaccheria con l'assegno bancario, quindi, ma era questa l'esperienza, è ancora questa. Oggi non è più così, cioè poi siamo passati al modello F24, che però molti tribunali hanno rigettato. Quindi cos'è successo? Che il processo civile telematico ha imposto ai tribunali di adeguarsi alla digitalizzazione, quindi i tribunali oggi non accettano alcun altro tipo di pagamento che non sia quello mediante carta di credito. Quindi noi abbiamo una, oltre alle carte di credito che usiamo in maniera classica per le spese di rappresentanza all'interno dello studio, ne abbiamo una dedicata che viene data alla segreteria a chi si occupa di tutti questi pagamenti, e sulla carta di credito transitano tutti i pagamenti. Questo vuol dire anche qui ottimizzare, perché il pagamento con la carta di credito ha comunque quel mese di leva che ti consente di riuscire anche ad ottimizzare, ma siamo obbligati. Ma paradossalmente vi dico anche che la carta di credito ormai, ad esempio, è utilizzata per le ricariche di tutte le estrazioni dei documenti dalle camere di commercio. Oggi noi non andiamo più in camera di commercio, non andiamo più nelle conservatorie. Noi, facendo un bancario, le conservatorie, non dico che quotidianamente, ma quasi eravamo lì, noi non accediamo più, quindi l'estrazione delle misure, tutto ciò che concerne all'attività di un'ipoteca, di un'estinzione ipotecaria, transita su carte di credito. Quindi ricarichiamo mediante carte di credito e la segreteria è in grado di estrarre in tempo reale tutti i documenti. Quindi questo ha doppio beneficio: uno, essere molto veloce, essere dinamico, dare un servizio al cliente sempre migliore, contestuale a quella che è l'attività che noi andiamo a svolgere, e poi ci consente anche di fare leva e di gestire i pagamenti in maniera più strutturata e più consapevole. Quindi cosa dire? Siamo stati obbligati, non è una questione di adeguarsi o meno, ma il mondo è andato in questa direzione e quindi le carte di credito la fanno da padrone. Sono curioso, ho già detto al dottor Grassani che con grande attenzione seguirò quella che sarà l'evoluzione, ad esempio, di American Express, perché riuscire ad avere da loro dei servizi sempre più tailor made, fatti su quelli che sono le nostre esigenze, li accoglieremo con grande entusiasmo e quindi ci adegueremo, e che ben venga una digitalizzazione sempre più spinta. Certo, io vi ringrazio, insomma, perché avete dato ognuno uno spaccato diverso, ma direi che il filo comune è appunto quello del cambiamento, dell'innovazione, della digitalizzazione imposto anche dalla situazione attuale. Non so se il dottor Grassani voleva fare un po' anche il punto di quello che è emerso durante questa interessante tavola, visto che è stato anche citato dall'avvocato Simone, tra l'altro. Infatti, che ringrazio. Sì, infatti devo dire che il flusso della nostra conversazione poi ha portato a farci capire, rispetto alle esigenze, quanto può semplificare uno strumento di questo tipo nella gestione della rendicontazione, come dicevamo prima, nella flessibilità di poterlo usare last minute rispetto a procedure più complesse, al fatto che la digitalizzazione, in qualche modo, di tantissimi strumenti ci consente di essenzialmente facilitare appunto l'acquisto. Quello che posso dire, prendendo anche alcuni spunti, è che, avendo, come dire, American Express una storia piuttosto lunga, siamo anziani, anche se magari non lo dimostriamo, oltre 160 anni di storia nel mondo consumer, poi piano piano riportata verso il mondo delle imprese, quello che abbiamo sempre cercato di fare è proprio questo, quello di cercare di capire i fenomeni, e oggi sul tema delle società grandi o piccole, a prescindere dalla dimensione, si rinnovano e bisogna adeguarsi alle necessità, quindi aumentare la dilazione dei pagamenti, come diciamo prima, rispetto a quello che è la data della fattura fino a 58 giorni, piuttosto che fornire pacchetti di servizi che possono essere per classici servizi di viaggio, i famosi travel entertainment, che erano lo storico posizionamento di alcuni prodotti come quello di American Express, per portarlo anche verso quello che è poi il tipico pagamento dei fornitori, che vanno dallo scarico delle visure a tutto l'utilizzo
di pagamento di software, hardware, cioè diciamo la gestione proprio quotidiana delle spese di affari dell'impresa. Quindi sono molto contento che il trend è questo, a volte forzato, a volte naturalmente portato verso questa direzione, e cercheremo sempre di supportare i nostri clienti con soluzioni sempre più innovative. Bene, grazie di nuovo a tutti voi. Davide Grassani, Director Global Commercial Services American Express Italia. Buongiorno, grazie a voi. Marco Rizzo, partner di GT & Partner, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Francesca Morra, partner di Herbert Smith Freehills, grazie anche a lei. Grazie a voi, arrivederci. E grazie anche a Gianluca Albè, co-managing partner di Albè e Associati. Grazie. E a Giovanni Simone, founding partner di SLS e Associati. Grazie anche a voi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.